BPC è una malattia cronica che coinvolge il paziente adulto ed è caratterizzata da tosse, spesso con l'espettorato, e associato a una fatica a respirare, quella che tecnicamente chiamiamo dispnea, cioè la mancanza di fiato che dapprima compare sotto sforzo e poi è presente anche a riposo. È una malattia, come dicevo, cronica, generalmente correlata con l'abitudine al fumo di sigaretta, cioè chi è stato fumatore sviluppa più facilmente questa patologia, anche se esistono dei casi non correlati solo al fumo di sigaretta. E questi sintomi sono generati da un'alterazione dei bronchi, che oltre a essere infiammati e quindi produrre più muco e quindi causare la tosse, vanno incontro anche a una riduzione delle loro dimensioni, del loro calibro, la cosiddetta ostruzione bronchiale. Una delle cause molto importanti è il fumo di sigaretta e generalmente è necessaria un'esposizione abbastanza prolungata a questo agente nocivo. Diciamo che si calcola che almeno chi ha fumato un pacchetto di sigarette al giorno per 15 anni ha più probabilità di sviluppare questo fenomeno. Quindi l'insorgenza, la comparsa della malattia è correlata a quanto uno ha fumato. Generalmente la vediamo dai 40 anni in poi. La diagnosi di BPCO è clinica e funzionale, cioè non è solo clinica, non bastano solo i sintomi, ma occorre fare un esame, che è un particolare esame spirometrico, cioè in definitiva soffiare in un apparecchio, e questo tipo di esame ci dice quanta aria e come esce, quanta aria esce dai nostri bronchi e come esce. E quindi questo esame è fondamentale ai fini della diagnosi. L'obiettivo dei trattamenti è migliorare i sintomi, quindi ridurre la fatica a respirare, ridurre la tosse, l'espettorazione, ridurre i periodici peggioramenti a cui va in corso questa malattia, cioè le cosiddette bronchite acute o riacutizzazioni della bronchite cronica ostruttiva. Questi obiettivi oggi li raggiungiamo con dei farmaci che essenzialmente tendono a broncodilatare, cioè allargare il diametro dei bronchi. Quindi i broncodilatatori che generalmente vengono somministrati per via inalatoria, quindi direttamente nei polmoni, sono i farmaci fondamentali. Oltre a questi, naturalmente abbiamo altri farmaci, quali i cortisonici inalatori, gli inibitori del fosfodiesterasi, cioè altre categorie farmacologiche che servono tutte per ottimizzare la qualità della vita di questi pazienti. Noi abbiamo dei farmaci molto efficaci, abbiamo degli studi clinici che evidenziano quanto sono efficaci. Logicamente abbiamo la fortuna di avere dei farmaci che vanno a agire direttamente nell'organo interessato dalla patologia, quindi possiamo usare dosi molto basse per ottenere degli effetti molto importanti e senza avere effetti collaterali. Logicamente per ottenere questi risultati dobbiamo utilizzare un inalatore, quindi assumere il farmaco costantemente e assumerlo correttamente sono elementi essenziali per ottenere i risultati che hanno dimostrato i trial clinici. Quindi la capacità di assumerlo, di usarlo bene, l'inalatore è fondamentale, ma soprattutto anche la persistenza, cioè continuare ad assumerlo nel tempo, perché essendo una patologia cronica necessita, come l'ipertensione, il diabete, altre patologie, di un trattamento nel tempo. La prevenzione assoluta, logicamente, è la astensione dal fumo o la cessazione del fumo. In qualche modo anche la stessa cessazione espone meno il polmone a degli effetti nocivi, quindi questa è la prevenzione fondamentale. Poi chi è affetto da bronchite cronica, proprio per le alterazioni che i suoi bronchi presentano, è più suscettibile alle infezioni, per cui le misure di prevenzione delle infezioni, dalle vaccinazioni antinfluenzali e altre cose sono comunque fondamentali ed importanti. Questa è una malattia che è lentamente progressiva, generalmente colpisce le persone di una certa età, abbiamo detto dai 45 anni in poi, ma il picco di incidenza logicamente lo abbiamo intorno ai 60 anni, 65 anni. Quindi il soggetto tende a limitare la propria vita, magari pensando che le minori performance fisiche sono legate all'invecchiamento, ma in realtà il vero problema è la presenza di questa patologia, che
inducendo un respiro più corto, una fatica a respirare, limita le attività della vita quotidiana, il fare le scale, l'andare a comprare il giornale. Il paziente fa più fatica a fare queste attività e generalmente cerca di autolimitarsi nel fare queste attività. Per cui influenza decisamente in modo molto importante la qualità della vita di queste persone, la vita quotidiana di queste persone, e abbiamo l'evidenza che con i farmaci riusciamo a migliorare questi parametri, cioè riusciamo a guadagnare metri, a camminare più. Sì, tutti i soggetti ultra quarantenni, fumatori che presentino tosse, espettorazione e anche la comparsa anche di una minima fatica a respirare, soprattutto all'inizio sotto sforzo, dovrebbero banalmente sottoporsi a un test ergometrico, che, come ripeto, è un esame di facile esecuzione e accessibile, non invasivo, quindi è veramente un esame semplice, di facile esecuzione. Abbiamo un valore di base che possiamo confrontare nel tempo per vedere come va la funzione polmonare nell'arco degli anni. Spesso la mancanza di fiato non è legata all'invecchiamento, ma è legata alla presenza di un disturbo che spesso noi trascuriamo, perché in realtà il fumatore è abituato un po' a convivere con la sua tosse. Circa il 30% dei fumatori poi nel tempo sviluppa la bronchite cronica ostruttiva, per cui ci si convive per molto tempo fino a che i sintomi diventano importanti. A questo punto poi logicamente si arriva alla diagnosi, ma non si è goduto di una qualità della vita come lo si poteva godere se la diagnosi veniva fatta prima.